Dai Salvatore, sono Spigiochi e benvenuti in Slendercraft, un gioco indie che ho trovato molto interessante. Siamo in pratica a Steve di Minecraft che si aggira per una foresta, probabilmente inseguito dallo Slender. Dico Slender, solo che è in Minecraft a quanto pare. Una pace! Give me that! Ok, possiamo cambiare, possiamo utilizzare la toolbar come in un'altra pagina! Holy shit, siamo fortunati! No, ok, l'ho visto! Ah, è quella cosa bianca? Oh Cristo, ok, è quella cosa bianca. È uno Slenderman. È uno Slenderman. Non è un Enderman, ok? Sono già confuso dai termini. Comunque, in ogni caso, abbiamo questa bella torcia. Ho visto che c'è anche un... Oh, gallerie cattive! C'è anche un modo per craftare un accendino, una torcia o qualcosa di simile. Io sono un po' confuso al riguardo, dato che non... Che cacchio? What the fuck? Cos'è stato quel rumore? Cos'è stato quel rumore? Ok, brutte cose stanno per accadere adesso. Possiamo saltare? Non possiamo saltare. Possiamo arrampicarci? Non possiamo arrampicarci come dei koala. Non possiamo fare altro che andare avanti e sperare di non essere palpeggiati da uno Slender che si nasconde dietro a questi alberi che ha le mani molto, molto lunghe. Paginetta! Gimme that paginetta! Gimme that paginetta! Mi vuole una mano e... Ah, benvenuto! Non so cosa fosse quella cosa che ho appena scorto con la coda dell'occhio a sinistra, ma preferisco non saperlo. Intanto piove, nevica, non lo sto... Oh! Shut up! Shut up! No, mi... Senti, per cortesia, allora, può darsi che... tu sia alle mie spalle, che mi stia palpeggiando e non lo sento perché ho dei jeans molto spessi, ma per favore smettila, mi piacciono i jeans a vita alta. Così angoscia, una casetta con una pagina, fuck yeah! Guarda pagina, peccese, siamo a metà. Allora teniamoci il campo libero, qui a destra, per... Oh, sti angoli improvvisi, che danno i problemi al cuoricino di Espi che sta battendo fin troppo forte. Sperando che lo Slender ci stia seguendo proprio dietro, possiamo aggirare questa casa e andare verso l'infinito ed oltre e cercare qualche altra nota da qualche altra parte. Penso di aver seguito tutti i bordi della mappa. Sto fermo! Slender, shut up! Oh, ok, eccolo lì. Perché? Come ha fatto a comparire così? È stata una figata però. Il bello è che pensavo che la sua nota, che la sua testa fosse una nota, quindi stavo per andare lì a abbracciarlo. Che bella cosa, è una cosa meravigliosa. Oh, questo è il portale attraverso cui siamo passati, perché prima c'è stata una sorta di cinematic, di cutscene che non ho visto completamente, non fa parte del gameplay, era tipo nel menu principale in cui viene narrata la storia di questo piccolo Steve che ha provato a passare in un portale per il Nether e si è ritrovato in questa foresta infestata di Slender palpeggiatori. E questa è una nuova cosa, tipo un silos gigantesco, sperando che lo Slender non si nasconda esattamente dietro a questo. Possiamo trovare un'altra nota? Niente nota, good job, grazie silos. Con calma si fa tutto e troveremo qualche noticciola da qualche parte. Forse? Non penso. Fuck you. Oh, noticciola! Gimme that noticciola. Come siamo messi? Come siamo messi a noticciuole? Esistole mio! Come mi ha rubato? Cos'era, uno schiavo? Sei stanco? Premi CTRL ALT SUBCUNCH. Ah, in quel senso. No. Devo finire questo video, dopo lo premerò senza dubbio. Una casetta! Holy shit, il luogo perfetto dove violentare uno sprovveduto Espi che cerca notte. Che bello! Che... you need more metal if you wanna rock. Cosa? Abbiamo bisogno di altro metallo, di altre barrette di metallo per... Ti ho visto, Slender! Ciao! Slender! Non è questo il momento. Lo so che ti piace prendere la tintarella di luna perché altrimenti non saresti così pallido. Ma non è questo il momento. Io sono una persona che, come possiamo dire, assorbe i raggi lunari e non ti permette di nutrire la tua favolosa pelle. Quindi questo è vetro che si può raccogliere. Oh, press Q to craft. Che figata! Ho una torcia ora. Yes, let's do it. Non so cosa cambi. Può darsi che ci permetta di vedere meglio. O magari, che ne so, di trovare note che prima non avevamo trovato? Chi lo sa? È un mistero. Slender, non so che sei dietro di me o stai facendo brutte cose al mio posteriore, ma per cortesia, devo andare avanti. Non posso guardarmi indietro perché sennò mi fotti, quindi è inutile che ci provi. È inutile che ci provi, te lo ripeto. Comunque sta diventando veramente, veramente impanicante questa situazione. Troppi alberi qua, non mi piacciono gli alberi, perché lo Slender ama nascondersi dietro agli alberi.
e far spuntare solo il suo membro dalla corteccia di questi, in modo che Espi si avvicini incuriosito e subisca cattive cose. Senza note, ovviamente, perché sia mai rendere la vita a Espi facile, sia mai. Nascondiamogli le note, tipo in posti improponibili. Secondo me c'ho una nota in fronte. È questo il segreto per cui non riesco mai a finire un gioco di Slender. È perché mi hanno appiccicato una nota in fronte e non riesco a vederla. Non mi ricordo di averne mai battuto uno veramente. Che cosa cacchio ho raccolto? Flintstone! Yabadabadu! Cosa ci fa? Ci brucia le cose? R2Craft. Come faccio a utilizzare... Come faccio a utilizzare l'accendino? Il lighter, quel diavolo che è? Non so come usare le cose, dannazione! Dannazione, sono in profonda... In profonda difficoltà! Slender, aiutami tu, amico Slender! Lo so che tu vuoi denunciarti i favori sessuali, Slender, in cambio del tuo aiuto, ma non sono tanto disposto a fartene, anche perché te li prenderesti con la forza. Una cosa che a me non va molto bene. Good job, Espi! Good job, non sai che cacchio fare! Non ci sono più note, non c'è più nulla da fare! E tu sei completamente fottuto. GG. Nota, 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 nota. Mi servi tu, nota bellissima. Oh, nota quanto ti voglio bene. Per favore, compari davanti. Please, non ti chiedo altro. Se no, compari davanti a me, stupida nota. No, non volevo offenderti così, nota. Lo sai che ti voglio tanto bene. No, 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 no. Adesso sei nota? Ci ha dedicato pure una canzoncina per nota. Chi è che l'ha capita questa? Non lo so. Oh Cristo, si sta avvicinando. Oh Cristo, cammina. Oh mio Dio, Slendy, puoi camminare come Clara di Heidi. Oh mio Dio, non sapevo potessi camminare. Oh Cristo, Slendy. Slendy? Oh no, non provare. No, io ti voglio osservare da lontano, Slendy. Voglio vedere. Oh, guarda che fianchi che ha Slendy, la nuova Nicki Minaj. Oh, pazzesco. Oh, allo. 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 Oh, guarda che... No, non prova. Non provarci. Oh, con calma. No. No, non provarci. Non prova. Oh, no. No. Facciamo così, guarda. Facciamo il giro fondo, ok? Ah, ma piano piano, guarda, così. Un po' alla volta. Oh, guarda, cade inizio, ok? Dai, uccidimi, Slendy. Prendimi. Ok, gente, è un secolo che sto cercando la settima nota. Non l'ho trovata né in questa partita né in quella precedente. Ho buone prove per sostenere che sia il gioco buggato che non mi faccia trovare le altre due note. Non sono spawnato da nessuna parte. È veramente un sacco, continuo a girare in tondo. Mi sono fermato a 6 note ogni singola volta. Ah, Espi, Espi, fai schifo. Oppure il gioco che ha qualche problema. Comunque, ora giocherò nascondino con Slendy. No, come? Ero dietro l'albero. Maledetto bastardo. Quindi, gente, questa era Slendercraft. Ci ho messo tipo un'ora per registrare un episodio che per voi sarà di... qualche minuto, in generale, perché è stato un panico assurdo riuscire a trovare solo 6 note su 8. E nel frattempo potete godervi questa animazione, questa outro finale, in cui c'è l'omino, o meglio, questo sarebbe l'intro. Siamo noi in bel mondo fatato. Perché non entrare in un portale così a random? Perché non accettare le caramelle da uno Slenderman sconosciuto? E bam! Bitch nella dimensione dello Slenderman, nella sua mente. Ops, ops, è crollato tutto, è tutto buio e non ha niente, a parte una torcia forse. Che c'è più? E tiriamo fuori la torcia. Esatto, Slendercraft. Quindi gente, questo è un altro Random Indie, sperando che vi sia piaciuto. Come al solito, ditemi nei commenti se ci sono altri indie che vorreste io giocassi. E al prossimo episodio, ciao ciao. Se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi, ricorda di iscriverti al canale, mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti.
Non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione e metti un mi piace alle pagine Facebook e Google Plus per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta. Detto questo, al prossimo video. Ciao ciao!